Si chiamava Felipe Alonso Gomez. Come tanti altri piccoli migranti, veniva dal Guatemala e morto a 8 anni nella notte di Natale. Una morte ancora senza una spiegazione chiara che ha spinto le autorità di frontiera di Washington a ordinare controlli medici a tappeto sui tanti bambini in custodia nei centri di detenzione per migranti clandestini. Perché Felipe si trovava in uno di quei centri. Era entrato negli Stati Uniti clandestinamente insieme al papà una settimana fa. Lunedì si è sentito male, un semplice raffreddore con febbre, avevano detto i medici, ma poche ore dopo ha cominciato a vomitare e una nuova corsa in ospedale è stata inutile, è spirato attorno alla mezzanotte. Una morte che segue di pochi giorni, quella tragicamente simile di Jacqueline Carl, che di anni ne aveva 7, nelle povere campagne del suo villaggio, ieri in funerale, tanta gente attorno alla sua piccola bara bianca. Anche lei era partita da Guatemala insieme al padre e ad altri migranti. Erano riusciti ad attraversare il confine e si trovavano in un centro di detenzione del New Mexico. Improvvisamente però era stata presa dalle convulsioni, in poche ore ha smesso di respirare. Disidratazione, shock. Eventi eccezionali che ci addolorano profondamente, dicono le autorità di frontiera. Conseguenze estreme della linea dura di Trump sui migranti, denunciano le associazioni umanitarie. I democratici chiedono un'inchiesta del Congresso.